Il notiziario di Senigallia Notizie, edizione di oggi mercoledì 7 di dicembre. Licenziare alcuni dipendenti della fondazione è un atto che mi ha riempito d'amarezza, a lungo ponderato, ma purtroppo è stato un atto dovuto. Così Corrado Canafoglia, commissario della Fondazione Città di Senigallia, sono stato chiamato a risanare i conti dell'ente. Otello Gregorini, nuovo segretario generale di CNA, senigalliese, 63 anni, subentra a Sergio Silvestrini. Incontro formativo a Senigallia organizzato dal CONSIP, la recente alluvione al centro della giornata. Il Museo Onori de Nobili di Trecastelli ha aperto il giorno dell'Immacolata Concezione, visitabili esposizioni permanenti e la mostra Ritratti di Coraggio. Pinacoteca di Senigallia, aperta nel lungo ponte dell'Immacolata dall'8 all'11 dicembre, tutti i giorni un viaggio nella bellezza. A Serra dei Conti apre la mostra Le armonie cromatiche dei grandi di Gilberto Micucci, inserita nel cartellone culturale del Natale 2022. È arrivato a Senigallia il calendario Lapsus, mostri per esorcizzare le nostre paure. Lo splendore di Bisanzio, incontro pubblico a Senigallia sul restauro della tavola di Palazzo Mastai. La conferenza delle regioni e delle province autonome va istituzionalizzata, il suo ruolo di coordinamento e di mediazione politica tra interessi territoriali e nazionali deve essere riconosciuto ufficialmente, è quanto chiedono regioni e province autonome che hanno firmato l'intesa per conferire, dopo 40 anni dalla sua fondazione, una veste giuridica all'organismo. Sì, credo che sia importante che un rapporto che da tanti anni contraddistingue il dibattito politico e istituzionale nel nostro paese possa avere una forma compiuta. Al netto di questo, credo che sia anche importante oggi innescare un processo di riforma dello Stato che possa consentire ai territori di poter espletare al meglio le loro capacità di competitività e anche la loro capacità di sviluppo e dall'altra parte però mantenere ferma, unita, una visione integrata la nostra nazione, uno Stato forte che riesce a dare anche maggiori risposte ai territori e anche maggiore capacità di mettere in condizioni questi territori di sviluppare, come dicevo prima. Quindi è sicuramente un'azione importante, un'occasione da ieri e oggi ci consente di fare un punto della situazione e anche di guardare a questa fase come una fase piena di opportunità, non solo per il PNRR, la nuova programmazione europea, ma per questo dibattito che può dare delle novità finalmente anche dal punto di vista istituzionale. Devi fare un regalo ad un amante della fotografia? Vieni a trovarci da Zona Immagine a Senigallia in Via Piave 25. Abbiamo un vasto assortimento di nuovo e usato fotografico garantito. Troverai sicuramente il regalo giusto. Inoltre, Leonardo e Simone sapranno consigliarti al meglio. Ci trovi anche su zonaimmagine.it. Gli appuntamenti di fine TG, cominciando dalla foto del giorno, lo scatto di oggi è di Franco Senigalliesi dal titolo Il volo sul Cesano. Votate le foto sulla nostra pagina Facebook, alle foto con più like, 25 stampe 13x18 e un ingrandimento 20x30 offerti da Zona Immagine di Senigallia. Le condizioni meteo di giovedì 8 dicembre sulle Marche. Cielo molto nuvoloso coperto con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 4 mm di pioggia. La temperatura massima sarà di 13 gradi, la minima di 9. I venti saranno moderati, il mare poco mosso.
E infine la farmacia di turno, nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 di dicembre, è la farmacia Landi in via Copernico a Senigallia. Grazie per averci seguito, a venerdì prossimo. L'app Senigallia Notizie è ora disponibile per iPhone e dispositivi Android. I nostri giornalisti avranno cura di inviarvi le notifiche delle notizie più rilevanti. Con la nuova app di Senigallia Notizie, gli avvenimenti, i fatti e il telegiornale di Senigallia sono a portata di mano.